Maestro Paolo Belloli, lei è il direttore artistico della stagione di musica a Treviglio. Quali sono i nomi importanti che calcheranno il filo drammatico a partire dal 20 gennaio? Beh, faccio fatica a scegliere quello che è più importante. Diciamo, partiamo dal primo, quello che inaugurerà la stagione, la decima edizione, e sarà il pianista Ramin Bahrami, pianista ormai conosciuto a livello internazionale, considerato un po' il nuovo genio interpretativo per quanto riguarda la musica bacchiana. Suonerà per noi domenica 20 gennaio alle ore 16 presso il Teatro Filodrammatici, il concerto numero 5 e il numero 3 per pianoforte orchestra di Bach. Quindi avremo modo di ascoltarlo proprio là dove lui si muove meglio con la musica di Bach. Domenica successiva, sempre alle 16, c'è un altro appuntamento importante. Sì, la domenica successiva ci sarà un ritorno di Alessandro Carbonare, il primo clarinetto solista dell'Orchestra Santa Cecilia di Roma, un clarinetto che svolge parecchie attività solistica, è un po' il virtuoso del clarinetto, lo vedremo quest'anno accompagnato da un quartetto d'archi, i solisti dell'Augusteum, un programma, dico solo Brahms, quintetto 115 per clarinetto e quartetto d'archi, poi il resto è tutto da scoprire.